Salvatore Valeri, eccoci qui, un nuovissimo episodio, siamo su Fallout 2, come sempre io sono l'Arx di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con vari sistemamenti e casini che abbiamo fatto in due episodi precedenti, quindi ora più che mai siamo nel Vault 13 perché dobbiamo andare a prendere il nostro caro amico Goris che era tornato indietro. Prima di tutto, quello che possiamo notare è che già ve lo dico, mi sono fermato un po' a vendere roba, almeno sono riuscito a svuotare interamente Vic e siamo arrivati a 55.000, signori, 55.000 monetine tintinnanti. E se andiamo di qui già abbiamo una brutta notizia, vediamo una bella chiazzetta di sangue. Allora proviamo ad andare a vedere al secondo piano. Al secondo piano... altre belle e simpatiche chiazzette di sangue. E non è affatto una bella cosa, in nessuna forma assoluta. Però ci sono, ma non ci sono i cadaveri. In realtà dovrebbero esserci pure i cadaveri, parliamoci sinceramente. Peccato che qui c'è un bug molto brutto, che praticamente nel momento in cui arriva Goris ci sono i cadaveri, solo che spariscono dopo un poco, quindi appena Goris ci dice quell'avviso dovremmo essere praticamente già vicini al Vault 13. E qui vediamo il nostro caro Goris, che ci dice: le telecamere di sicurezza hanno registrato quel che è successo, dovresti controllare il filmato. E quindi noi andiamo a dare un controllo al filmato delle telecamere di sicurezza. Andiamo anche a vedere le uova, se ne è rimasto qualcosa. Qui vediamo un cadavere. E qui tutti i cuccioli sono morti. Vedi un morto, Kerit. È morto. Vabbè. Breve ma intenso come descrizione anche qui. Ma, Casti, sembra il momento di farti volentieri una bevuta in mezzo ai cadaveri, per curiosità, eh. Per curiosità. Quindi ci spostiamo qui e facciamo in maniera che tutti i miei compagni mi seguano anche, perché no? Vediamo tutti insieme questo bel filmato. Ok. Ma che cazzo, cassa, sei sempre in mezzo ai coglioni. Accesso alle registrazioni delle telecamere di sicurezza in corso. Caricamento filmato olografico in corso. Avanti. Tu sei l'ultimo Gutar. La macchia rappresentata dalla tua razza sarà presto spazzata via. Di al tuo cosiddetto presidente che brucerà l'inferno per questo. Come vuoi, non sei mai stato nient'altro che un animale parlante. Potrò anche essere così, ma noi siamo stati creati... in seguito ai vostri esperimenti. Voi ci avete dato la vita e io ti darò la morte. La testolina è proprio saltata via di cattiveria. Prendete il suo cadavere, il dottore voleva un esemplare. E insomma, comunque ho fatto venire tutti i miei compagni qui, perché effettivamente questo non è un vero filmato, come avete ben capito. E quindi se noi magari facciamo una corsa mentre facevi il filmato, magari voi potevate vedere tranquillamente, non so, Vic, che è quello che sta sempre dietro, che correva per andare a raggiungerci. Non sarebbe stato il massimo, avrebbe rovinato tantissimo il filmato. Comunque, come abbiamo visto, il caro ragazzone e l'intera enclave è arrivata dai nostri poveri Deathclaw. Voglio vendicare i miei fratelli. D'accordo, andiamo. Goris esita e tu hai l'impressione che ti stia esaminando attentamente. Sarei onorato di unirmi a te. E così ci prendiamo il nostro caro Goris, pronto e incattivito più che mai per andare a distruggere l'enclave. Ora però credo che sia quel momento fatidico, dal momento che ci stiamo avvicinando al finale, anche perché una volta che ci saremo spostati a ovest della mappa, ogni volta sarà un casino tornare indietro, cioè sarà comunque un viaggio molto ma molto lungo. Quindi, se è possibile, come state vedendo, sto chiudendo tutte le questioni, prendendo tutti i compagni degni di nota, diciamo così, in maniera tale che una volta portati dall'altra parte, nell'ovest, perché c'è ancora San Francisco da esplorare, ve la ricordo, che non è New Reno, però insomma, è comunque la sua una bella cittadella. Dicevo, pertanto, vorrei farmi il mio party di amichetti e tenermelo stabile.
problema è che qui abbiamo da fare per ora un boato di roba. Perlomeno per prendere i nostri amichetti dovremmo fare un gran bel giro. Un gran bel giro. Quindi, come sempre, prima a Nureno. E non so nemmeno se sono all'altezza di questa sfida. Rieccoci come sempre nella splendente Reno. E non so se ve l'ho nascosto bene, però se ci fate caso, la New Reno Arms ha due zone, una piccola qui e un'enorme qui. E non finisce qui. Dicevo, ditemi se ve l'ho nascosta bene, perché qui effettivamente c'è una porta chiusa a chiave. Non ci dice nemmeno se siamo riusciti a scassinare. Sì, ci siamo riusciti. Perfetto, e se noi stiamo in quest'area non succede niente. Noi appena usciamo in una di queste aree, Eldridge, il proprietario, diventa molto violento e ci spara. Quindi, prima cosa, diamo un'occhiata a tutti questi bellissimi scaffali e siamo venuti qui per un motivo, signori. L'elettronica di Dean, certo che te la prendo. Se non sbaglio, è l'ultimo pezzo che ci serve per portare a 91 riparazione. Quindi, pertanto, non ci servirà mai più, fondamentalmente. Ok, ma ti dico che questa roba non ci serve per ora. Ok, nulla. Perché questa zona è molto bastarda e ha in quasi ogni angolo robe nascoste. Di tutto qui chiaramente ora iniziamo a fare tutti woof 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 woof. E però non preoccupatevi, linea di massima. Fate silenzio, cani chiassosi. Creature della notte, fate silenzio. Che poi questa roba ha sempre creduto fosse una specie di citazione, chiamiamola, cioè più che citazione, riferimento a qualcosa. Tra l'altro, fate silenzio, creature della notte. Tra l'altro, qui abbiamo una bella Mauser da 9 mm con i pallini da 9 mm. Non che sia questa grande forza, però la prendo perché praticamente credo si possa trovare solo qui. E dicevo, non finisce qui perché, come vedete, ha un intero sotterraneo a sua disposizione, pieno di roba, pieno di ogni qualsiasi cosa voi possiate immaginare. No, scherzo, no, non è propriamente ogni cosa, però principalmente guarda qui quante cazzo di armi ha a disposizione. Tra l'altro, l'altra famosa chiave inglese, famosissima chiave inglese per la missione di Vault City. Qui altra robetta. E qui vedete questo qui che insomma potrete capire dalla sua larga e spontanea espressività che non è il massimo. E qui abbiamo un obice. Questo cannone dall'aspetto strano sembra un residuo dei tempi prima della guerra. Ti chiedi come sia potuto finire qui? Sì, ce lo chiediamo tutti, ragazzo, come cazzo sia potuto finire qui? E da qualche parte qui ci dovrebbe essere un qualcosa che a noi interessa, ma che io non vedo. Forse era nell'altro angolo, mi ricordo, perché qui tutte le robe sono nascoste negli angoli. Non so perché hanno avuto l'idea di fare questa felice bastardata, ma tutte le robe sono nascoste nei fottutissimi angoli. Ok, non vedo niente. Qui zero nisbanada. Oh, c'è la microfusione utile, ma non è propriamente quello che cercavo, onestamente, a essere sinceri. Ok. Lui non è ostile, se ve lo state chiedendo. Qui c'è un frusaglio e piccatele su per il culo. Dov'è? So che sei da qualche parte qui in mezzo. Allora, se mi devi far bestemmiare con un turco, vediamo nella libreria. Cioè, sì, grazie, come vi ho detto, qui la roba è nascosta veramente negli anfratti più oscuri. Ok. Perché il problema è che se io passo pure veloce, devo proprio fermarmi. Oh, vaso. Guarda come cazzo è nascosto bene. E qui abbiamo uovo di Pasqua, o meglio, l'easter egg. Questo è un uovo di gallina, bollito e pitturato con tempere colorate, che in realtà non serve a un cazzo per chi se lo stesse chiedendo. Anche se in origine, questo lo vediamo sempre da Fallout Bible, c'era quest'idea di mettere un compagno che si sarebbe schiuso, ma non sappiamo molto altro sul suo esito,
E insomma, si sarebbe schiuso dall'uovo e si sarebbe chiamato Pollo. Perché c'è questo easter egg proprio in maniera proprio così violenta, brutale? Perché quelli dell'Interplay volevano mettere a tutti i costi un easter egg, ma non accordandosi su quale easter egg mettere, alla fine hanno optato per letteralmente un easter egg, che per chi non sapesse, easter egg significa uovo di Pasqua. E qui in fondo troviamo l'oggetto che ci serve per avere il party definitivo, un bel frigorifero. Perché questo bel frigorifero? Perché questo bel frigorifero ha due cose utilissime. Le granate a impulsi utili contro i robot, 40 celle a microfusione e questo che praticamente vi direi che è unico. Per correttezza vi dico che è raro perché in tutto il gioco ce ne saranno tipo 2-3 e questo sicuramente è il modo più facile per ottenerlo. E soprattutto più applicabile, cioè alcuni sono in una zona a fine gioco che una volta arrivato insomma finisci il gioco quindi non ha molto senso averlo là. E ora, per chi non sapesse a cosa serve il grimaldello elettronico, serve per sbloccare tutte quelle porte elettroniche, tipo quelle dei vault. Tutte le porte dei vault sono considerate porte elettroniche e serve questo particolare grimaldello per aprirle. Quindi vediamo qui Algernon, l'ho sganasciato, in realtà perché ha la mandibola sganasciata, nel senso tipo fratturata, pesa. Lo sganasciato ti guarda rivolgendoti un sorriso sdentato. Attaccata alla sua camicia c'è una targhetta che recita Algernon in corsivo. Boom! Quando vede le tue armi comincia a indicare tutto eccitato. Boom! Vuoi vedere una di queste armi? Che cosa gli vuoi dare? Mi spiace, credo di non avere nulla da darti. Sarà per la prossima volta. Infatti, il nostro caro amico, per quanto possa sembrare strano e inutile, è uno dei personaggi più utili del gioco perché ci potenzia tutte le armi, tra cui alcune veramente difficili, di cui solo lui può fare potenziamenti, come ad esempio i lanciafiamme, può anche potenziare il combustibile per i lanciafiamme. Non fatemi domande, non li ho praticamente mai usati i lanciafiamme, tranne qualche volta, ho scoperto che lui poteva fare le modifiche. E lo fa anche gratis, così. L'importante è che non venite di sera, perché di sera lui vi attacca anche. Vi scambia per ladri, fondamentalmente. Però, a parte questo, signori, cioè, abbiamo fatto veramente un gran bel carico di roba, ma soprattutto abbiamo preso quel grimaldello che ci serve per le missioni ora a venire. No, ragazzo, ma perché sei... perché sei stronzo? Quindi, signori, rieccoci qui a Broken Hills. E parliamo col nostro amicone e salutiamo definitivamente il nostro caro Vic, il miglior riparatore di tutti. Peccato che ora, signori, stiamo entrando in combattimento. Quelli dell'enclave sono in armatura atomica. E ora come ora non siamo nella situazione di poter dire: mi prendo Vic perché sono affezionato a Vic. Vic morirà se lo portiamo con noi. Non è sicuro al 100%, però c'è un'altra probabilità. Ci servono i pezzi grossi e tra i pezzi grossi dobbiamo What do prendere il you want? nostro Marcus e You want gli me back now? diciamo andiamo. Marcus però ha sempre il suo solito problema. Prima di What do you tutto, want? vaffanculo piccolo figlio di Troia, ti tolgo i razzetti perché so che tu hai il vizietto di usarli, come anche gli antidoti che non ti servono, come anche questi che non ti servono, il resto puoi tenere tutto. Nel mentre ho fatto un po' di commercio sempre man mano che mi fermo. E abbiamo qui un bel libro da escursionista. Ma non l'avevo preso Anatomia Vivente? Vabbè. Escursionista dov'è? Che è 80. Con questa invece ci sale a 83. Non male. Invece l'elettronica di Dean ci fa salire e riparare, vabbè, ce lo farà salire solo di un punto, che sarà tra l'altro l'ultimo punto. Infatti, questo è l'ultimo. Quindi, ora noi dovremmo andare in un luogo che avevamo lasciato in sospeso per anche fin troppo, troppo, troppo tempo. E non ve lo svelo, andiamo direttamente a vedere dov'è. Dio santo, non ci credo, ragazzi, non ci credo, non ci voglio credere. Cosa cazzo abbiamo trovato?
Questo episodio sarà veramente fantastico, veramente fantastico. Scusate, mi sono un attimo alzato per prendere l'acqua. Abbiamo trovato il caffè dei sogni infranti. Partite dal presupposto, tutto quello che ora andrete a vedere non esiste nella lore di Fallout. È un grande sorta di easter egg, cioè siamo proprio in vena in questo episodio, perché abbiamo tutti insieme a raffica. E praticamente in questo caso non è un vero e proprio riferimento, ma qui si butteranno giù le quarte pareti una dopo l'altra, già vi avviso. Eccoci qui al caffè, che più tra l'altro guarda qui che prende l'insegna al neon del Falcone Maltese, l'hanno riciclata. Il Falcone Maltese era un locale che si trovava in Fallout 1 ed era... come si chiama? Intanto leggete qui. Riesco anche a credere, credo di avercela fatta ad entrare in Fallout 1. Dicevo, è un locale di Fallout 1 dell'hub, che tra l'altro c'era un mafioso dentro, giusto per rimanere in tema. E ora più che mai direi che abbiamo proprio necessità di entrare in questa roba, perché è tipo una capsula del tempo. E qui abbiamo lui, un modello di eroe bianco. Pensa un po', una volta ho trovato... Che idiota, ma cosa? Io avevo uno di quei giocatori violenti senza cervello che mi controllava, e lascia che te lo dica. Dimmelo. Cosa mi dici? Devo parlarti ogni volta? Per un po' era divertente, ma ci si annoiava presto. Andava avanti solo ammazzando gente. Finalmente. Aspetta, ma qui poi... Avevamo speso circa 3, vabbè, questo. Ian era molto più pericoloso per me che per i miei nemici, contro cui ci scontravamo. Spero sia morto ovunque egli sia. Sì, alla fine è veramente morto. E tra parentesi, Ian era un compagno di Fallout 1, sempre lui incasinato, perché... aveva più probabilità di colpire noi che i nostri avversari. Già, una vera rottura di cazzo. Tu, amico? Guarda che muscoli si ritrova il mio modello di personaggio. Sono così esagerati, sono ridicoli. Bellissimo. Allora, il mio giocatore era così stupido che... Pensate un po', una volta... Sì, però se vi parlate uno sopra l'altro non ci capisco un cazzo. Ha trovato le munizioni e pensava fosse il water chip e l'ha portata al supervisore. Che idiota. Io non dico per se, lascia che te lo dica, per un po' era divertente, ma ci si annoiava presto, andando avanti ad ammazzare gente, uno prima o poi si stanca. Abbiamo speso circa 3 ore nella schermata di creazione del mio personaggio, che il mio giocatore decise finalmente di giocare. Ah ok, ora sta ripetendo le solite cose, mentre parliamo con il nostro set. Vedi, puntini di sospensione. Set. Capo di Necropolis. Dirt. Nap. Dirt Nap. Normali. Dappertutto normali. Il mio nome è Set. Il tuo è Mondolore. Cos'è? Mandaloriano. Chunkle Chunkle. Not. Dirt Not. Dirt. Dirt Nop. Non so cosa sia. Farruggine la mia ambra. Far ruggire la mia ombra. Ok. Questo me lo dovete spiegare se qualcuno lo sa. Tu invece... Ah, tu sei Sulik. Vaffanculo Sulik. Pensavo fossi uno dei ragazzoni. Tu invece che ci dici? Che ci dici? E con il capo del progetto è così facile influenzarli. Mostro un po' di pelle e tutte le loro spine. Ok. Sono stata scartata. E così sono finita a fare uno di quei PNG di contorno del Volt 13. Cristo, e poi mi vengono a parlare di raccomandazioni. Mi stupisco che abbiano realizzato quel modello femminile con dei capelli neri, con indosso degli abiti. Sì, perché in Fallout 1 potevamo scegliere la ragazza e aveva i capelli neri. Voglio dire, non credete che ci sia rimasto dentro per molto tempo durante le selezioni? Sì, odio gli uomini. Beh, escluso lo stupendo Scottie Everett. Chissà perché.
Credo fosse della mia parte. Sono dovuto andarci a letto solo un paio di volte per convincerlo a votare per me. Solo un paio di volte. Non riesco ancora a credere di non avercela fatta ad entrare in Fallout 1. Al mio posto hanno scelto quella sgualtrina dei capelli neri. Che nervi. Modello femminile con i capelli neri. Si può essere più banali. Che noia. Beh, c'è da dire, è vero, avrei preferito i capelli rossi. Le ragazze fulve sono infinitamente più interessanti. Verissimo. Verissimo a due mani. Quel modello femminile con i capelli neri ha avuto la parte solo perché è andata a letto con ogni artista del team. E con i programmatori. E con il capo del progetto. E così sono stata scartata. Il femminile, vabbè, nel volto Cristo, bla bla bla. Solita roba. Mi spiace un po' che i dialoghi si sovrappongono l'uno all'altro. Sono nero. Pensa un po'. No, no, no. Mi dissocio, signori. Mi dissocio da queste affermazioni fuori contesto. Totalmente. Ogni volta che credi di potercela fare, i visi pallidi combattono le regole. Cambiano le regole. Vorrei tanto mettere le mani addosso a... A... In origine ero uno dei modelli di eroe per Fallout 1. Certo, io non sono stato inserito nella versione finale. Hanno detto che c'erano troppe animazioni, troppi frame, hanno detto. Sono nero. Pensa un po'. I visi pallidi fanno le regole, adesso... Ok, ripetere le solite cose. Tu invece, una modella di eroina bianca. Ero utilizzata come personaggio furtivo, credo. Il mio giocatore tentava di derubare chiunque gli capitasse a tiro e funzionava. La maggior parte delle volte. Ma ragazzi, quando non funzionava... Non ho visto mai così fare che così. Beh, salva carica in tutta la mia vita. Datemi un combattimento. Sapete, mi piaceva tantissimo quando indossavo l'armatura da combattimento. Non l'ho mai detto prima, ma... Ian era solito, beh, fissarmi un bel po' in Fallout 1. Mi faceva sentire a disagio. Stavo per parlare ai programmatori, ma poi ho pensato che finché Ian teneva le mani a posto non c'erano problemi. Ian era anche carino in fondo e aveva solo un gran bisogno di una spuntatina ai capelli. E di una doccia. Wow. Era utilizzata come personaggio furtivo, credo, la maggior parte, ma ragazzi, quando non funzionava non ho mai visto così tanti salvataggi e caricamenti. Sapete, mi piaceva tantissimo quando indossavo l'armatura. Sì, vaffanculo, però mi tagli i dialoghi quando cazzo ti pare a te, fondamentalmente. Mentre il nostro caro amico ha iniziato a fare il barista così a cazzi suoi, praticamente. E tralasciando che, tra l'altro negli scorsi episodi mi ero confuso, perché quando avevamo visto quel cane, lo iettatore, ho detto questo era un riferimento al Dogmeat. In realtà no, in realtà no. E qui abbiamo niente che poco di meno che Tandy. Mi dispiace di non aver avuto migliori abilità di combattimento in Fallout 1, immagino di non essere stata molto utile, manco per il cazzo. C'era questo bug che quando mi liberavi dai predoni e mi riportavi dal papà, lui andava su tutte le furie. Cavoli, che rottura, è vero, succedeva. A me è successo qualche volta, a fine grazie a Dio, non nella serie che ho portato. Verrei con te, ma sto aspettando che il mio papà Aradesh si faccia vedere. Devo essere qui già un paio di... Re fa... Ma seriamente, ci si mette ora e mezzo pure quello stronzo di cassa con i dialoghi uno sopra l'altro? Ciao, allora, tu sei un discendente dell'eroe del Fallout 2. Ma vaffanculo. Ciao, allora, tu sei un discendente dell'eroe di Fallout 1. Wow, io sono Tandy, ciao. Non avrei voluto dirtelo così, ma tuo nonno era davvero carino. Sì, vaffanculo che quando ti ha chiesto di andare a letto tu ti sei rifiutata. Ian credo si trovi da qualche parte in Fallout 2. Vault City, forse. In realtà questa è una bastardata, perché una di quelle robe che ha fatto crucciare tutti i fan di Fallout 2, ci sono intere sezioni di post sul forum, e anni ma anni dopo alla fine Chris se ne esce con no, è bugia, era uno scherzo, non c'è in Vault City. E ha anche aggiunto con tranquillità che è morto a Necropolis. Effettivamente ho sentito che sono presente da qualche parte in Fallout 2, tuttavia non voglio andare a cercarmi, la visione potrebbe spaventare entrambe. Beh, perché lei si spaventerebbe vedendo lei quanto è diventata brutta da vecchia, e la vecchia Tandy si spaventerebbe vedendo lei da giovane. Mi spiace, dimmi, tu e Tico vi siete più sentiti ultimamente? Tico, porca puttana, Tico era invece un ranger dell'RNC che stava in Fallout 1, cioè non era dell'RNC, però era un ranger inteso come il personaggio che gira nei deserti e tutto il resto.
C'era questo bug, vabbè, bla bla, verrei con te, ma sto aspettando che il mio papà deve essere già da un paio di revisioni. Ciao, allora, tu sei un discendente, wow, è davvero carino, Vol City forse, spaventare entrambe. Immagino essere stata molto utile, vi siete sentiti ultimamente, c'era questo bug, ok. Non dice nulla di nuovo. Tra l'altro, che novità. Mandare un'occhiata alle camere, anche se dubito ci sia qualcosa di utile. Comunque c'è veramente qui, praticamente, quello che stiamo facendo merita un episodio a parte, basta. Tu invece che mi racconti? Amavo quel cane. Avrei tanto voluto che comparisse nel filmato conclusivo. E invece non è comparso, perché il cane è stato nuclearizzato. Praticamente. Non proprio nuclearizzato, però è morto nella base di Mariposa, Dogmeat. Sto sempre parlando di Fallout 1, che per chi volesse vedere, e se non capite tutti questi riferimenti, signori, andatevi a vedere la serie di Fallout 1 che trovate in descrizione, tra l'altro, link a tutte le serie concluse. Vince, ma sì, però mi dovete levare dal cazzo, oggettivamente. Credo che ce l'abbia fatta. Era assolutamente impossibile far sopravvivere Dogmeat in Fallout 1, soprattutto alla fine, ed è vero. Non era abbastanza forte per il capitolo finale, perché c'erano queste barriere che quando le passavi, dal momento che Dogmeat non gli potevi dare ordini, tipo ferma, muoviti, seguimi, e quindi quando passava quelle barriere prendeva del danno. A furia di passare le barriere, moriva. Amavo quel cane, avrei tanto voluto che comparisse nel filmato conclusivo. C'era un giocatore, un tale Vince Denardo, che aveva questa tattica nel far sopravvivere Dogmeat alla fine. La metteva in una stanza chiusa da un campo di forza per tenerlo fuori dal combattimento. Questo perché lo citano? Perché effettivamente prima c'era un 2-3 forum che erano i più famosi di cui si discuteva di Fallout. E erano gestiti proprio dagli sviluppatori nel tempo libero, ben si intende, e quindi loro spesso andavano a vedere, c'era questo famoso personaggio leggendario che trovò questa roba di incastrare il cane tra i campi di forza, perché c'erano alcuni che facevano danni, alcuni che erano proprio barriere impenetrabili, solo che a dirla tutta era un casino assurdo, non l'ho fatto, perché era un casino assurdo metterlo, era un casino assurdo togliercelo. E comunque sarebbe morto in seguito, nella missione successiva. La cosa difficile era farlo su ogni piano, senza che... Credo che ce l'abbia fatta, sì, ce l'ha fatta. Ok, lui parla di Dogmeat, però... Volete smetterla di sovrapporvi? Questo è un gran casino quando si sovrappongono. Vedere cosa dice. Caprice è filmato finale... Arriva alla fine, fuori, la mettiamo in una stanza, ok. La cosa difficile era farlo su ogni piano senza che i mutanti massacrassero Dogmeat. Credo che ce l'abbia fatta. Ok. E qui, come chiaramente se non mancasse, abbiamo il nostro cane dall'aria. Cattiva. Ah, cattiva. Cattiva, porco Giuda, ma specifica. Il cane guarisce sommessamente quando vede l'abitante, l'abitante del Vault. Sembra che voglia venire con te. In realtà o abbiamo quest'abito o abbiamo l'abito tuta del Vault, lui ci segue. Se no non ci segue, piccolo PS. Perché questa tunica è... cioè, è considerata di Fallout 1, come l'abito del Vault è considerato di Fallout 1. Tornerò a prenderti quando si libererà un posto nel mio gruppo. E questo è il vero Dogmeat, per chi se lo sta chiedendo, è quando vorremo potremo tornare a prendercelo. Chiaramente ora facciamo un esperimento, proviamo a lasciare il nostro caro amichetto e veniamo qui a prendere il cane. Su ragazzo, è ora di fare un po' di danni. Forse posso farmi seguire da Dogmeat in maniera seduta. Seduto, seduto. Penso che lascerò in pace Dogmeat. Seduto, seduto, seduto. Va bene, gli praticamente abbiamo detto di rimanere fermo. È carino che la scritta è in blu. Ok, andiamo. Chiaramente già l'abbiamo fatto morire nel primo. Non mi sembra una saggia idea farlo morire anche nel secondo.
In seguito, signori, sono veramente felice, rispondendo ai commenti, di avervi fatto molto ridere nello scorso episodio. Concordo pienamente sia con Dovahkiin Slayer e sia con Stefano. Direi che questo, l'episodio precedente, era quello più politicamente scorretto che abbiamo mai visto. È successo letteralmente di tutto, letteralmente di tutto, tra cui anche la bellissima legge della maniglia, come dice Stefano, che ti fai la madre e poi la figlia. Bellissimo. Mi ero quasi dimenticata di questa legge. In seguito, rispondendo a Dovahkiin Slayer, esattamente, hai ben capito ora perché i Bishop si vogliono avvicinare all'RNC, perché vogliono legalizzare ogni forma di roba che loro commerciano, praticamente. Hanno avuto quello scacco, cioè po possono tranquillamente avere quello scacco che gli serve. In seguito, per quanto riguarda nostra moglie, sì, grazie a Dio abbiamo divorziato, era veramente una colla umana pesante, fastidiosa, ed è stata praticamente proprio la ciliegina sulla torta, come ha detto Stefano, e anche, cioè la colla umana, ha detto Dovahkiin Slayer, come dice Stefano, la ciliegina sulla torta di fine episodio. E in seguito, non ti preoccupare, Dovahkiin Slayer, tutto mio personale piacere. E in seguito, quello che vi posso dire è che purtroppo devo farvi vedere quello che dovevamo fare in questo episodio, non ve lo voglio spoilerare. Però, purtroppo, o per fortuna, abbiamo trovato questo evento che praticamente ci ha mangiato l'intero episodio, ma secondo me ne valeva la pena. Pertanto, fatto ciò, direi che sono costretto a lamentarvi che tempo è tiranno e ci becchiamo nel prossimo episodio.